sentirtelo, devi segnartelo, devi sentire, te lo devi disegnare. Perché parliamo del giuramento. Perché molti credenti hanno un po' di confusione, anche molti che insegnano la parola di Dio hanno molta confusione, no? Sanno cosa dicono a volte chi non ha veramente la conoscenza di Dio, la conoscenza di Dio. E chi insegna la parola di Dio la deve insegnare in verità. Come pastori si deve avere la responsabilità di ciò che si dice, perché deve dare una benedizione. Parliamo proprio di Saulo, anche come figura di spirituale che non ha saputo fare un buon giuramento e non ha saputo dare il bene al popolo, alleluia. E quindi tu puoi essere che stai guidando la tua famiglia e non sai cosa dire e magari fai un giuramento sbagliato, o la tua vita o gli altri. Il giuramento chiaramente è come un voto, una promessa solenne, no? Il giuramento. Il giuramento, tu ti impegni a fare quella cosa, alleluia. E nel mondo si usa molto, nel mondo, nelle chiese e soprattutto, fratelli, nei religiosi che vogliono fare loro e non Dio, un po' come a Saulo qua. E adesso lo vedremo. Leggendo prima Samuele 14, poi te lo leggerai, un po' come Saulo, perché chi è religioso ti farà fare solo giuramenti. Dove c'è Heidi che viene, Gloria Rossi si chiama Heidi, Heidi ti sorride di monti. E attenzione, no? E rimani in diretta, Heidi, che dirò anche, diciamo, un po' la tua storia, no? Appena appena, per dare l'insegnamento, perché, fratelli, Gesù perché ha detto non giurate per il cielo, non giurate per la terra, non giurate per il trono di Dio, non giurate, alleluia, perché, fratelli, ci sono i voti che Dio anche vuole, ci sono delle promesse che Dio anche vuole, che vengono da Dio, che ci aiutano a crescere e a sviluppare. Però ci sono dei giuramenti prettamente carnali, come ha fatto qui questo re, ma senza discernimento, senza nulla, fece fare al popolo un giuramento, dice: maledetto l'uomo che toccherà cibo fino a sera, sia maledetto finché io non mi sia vendicato dei miei nemici. Alleluia. È assurdo, assurdo. Deve essere che anche il figlio, Jonathan, ha detto: mio padre ha recato proprio danno. Se avesse mangiato il popolo, avremmo veramente avuto più bottino e più vittoria e avremmo fatto strage sui filistei. Alleluia. Ma andiamo per filo e per segno. Innanzitutto, chiaramente, fratelli, religioso è dare qualcosa a Dio per avere, come a Saulo qua. Dici: noi ti diamo il cibo, dacci la vittoria sui filistei e dacci la vittoria su questo popolo, mi sarò vendicato dei miei nemici. Cioè, qua sta dicendo che Dio, lui, sta dicendo al popolo che Dio non può salvarti se tu non gli dai il cibo. Sta dicendo al popolo che Dio non ci può fare avere vittoria se tu non digiuni o quel giorno sfiniti. Digiuni vanno bene, stiamo facendo noi alla gloria del Signore. E questo va bene, va molto bene, il digiuno. Però qui dovete vedere il contesto e lo leggiamo. Gli uomini di Israele in quel giorno erano sfiniti, già erano sfiniti. Adesso già uno è sfinito, ma tu ti rendi conto, no? Se sei sfinito o meno, alleluia. Com'è la tua vita? Come stai? Ti rendi conto la tua vita spirituale? Sfinito vuol dire che tu ormai sei senza forza. Sfinito ormai vuol dire che tu non puoi mai, stai in battaglia, eh? Stavi in battaglia, vedete un po', alleluia. Come
Sei sfinito il popolo, sai che sei sfinito e non lo fai neanche mangiare. Alleluia. Così fanno i religiosi da te. Quando vai anche al prete o a certi pastori, ecco, come a Gloria Rossi ha avuto questa esperienza, di pastori che anziché aiutarla l'hanno affondata di più. Perché? Cominciata a mettere regole e a fare delle cose che non l'hanno aiutata ed è arrivata a certe condizioni. Io penso che sta già meglio con gli insegnamenti che gli ho dato al popolo del Signore, penso che sta già meglio. Ma stava sfinita, totalmente sfinita, ormai proprio depressa al massimo. La nostra sorella Gloria Rossi si chiama Heidi, e perché Gloria è il nome del Signore. Fratelli, che cos'è la religione? Che cos'è la religione sacrificio? Che cos'è la religione regole? È vero, Gloria Rossi? È regole la religione. Basta che vieni in chiesa, metti il velo, basta che stai alla riunione, sta a posto. Basta che leggi il bigliettino, stai a posto. Basta che fai qualche digiuno, stai a posto. Cioè, non a far intervenire Dio, ma a far intervenire Dio e non a pensare che tu il sacrificio e le persone che si ammalano e si allontanano di più dalla fede e vengono meno a motivo del fatto che anziché curare il rapporto con Dio, anziché curare la presenza di Dio, anziché mettersi in comunione con il Signore, prendi forza, sta sfinito, dagli la forza al popolo, dagli la forza, dagli la forza al popolo, alleluia, perché devi prendere forza con Dio, cioè anziché portarli a Dio, alla comunione con Dio, il tocco di Dio, la benedizione del Signore, perché sono finite, alleluia. E quando vai a certi fratelli e sorelle che sono carnali, sorelle, tu perché sei così, fanno come gli amici di Giobbe, no? Giove, tu hai peccato, tu pecchi, è perché stai in quelle condizioni. Ci sono quelli che ti puntano solo il dito. E ti mettono i fardelli, come diceva Gesù, che i farisei e questo mettono solo i pesi e il fardello a voi, ma non vi alleggeriscono. Religione, peso, religione, è scandalizzata la gente. Noi che facciamo l'evangelizzazione, la gente dice, cioè, consente, religione, no, non siamo una religione, non gli dici che sei una religione mai. Alla fine magari dici che appartiene a un gruppo, però non gli dire le cose di religione. Se vieni alla nostra chiesa non devi mettere l'orecchino. Se vieni alla nostra chiesa devi venire a mettere il velo. Se vieni alla nostra chiesa non ti metti in certa maniera. Se vieni alla nostra chiesa già li fanno tutto il papiro. Questo si può fare, questo si può fare, questo. Cioè la gente già viene scandalizzata, anziché dire vieni a Gesù, vieni alla presenza di Gesù, devi avere la presenza di Dio, devi avere che stai sfinito. La gente del mondo sta sfinita. Ma che evangelizzazioni fanno molti? L'evangelizzazione di molti è questo si fa e questo non si fa. Nella nostra chiesa, noi siamo la chiesa perfetta, ma parla di Gesù, ma parla dell'amore di Gesù e parla della benedizione di Gesù. E non questi fa, questo si fa, quest'altro, ma questa regola, quest'altra regola. Ma che regola è regola? Che Dio non è una regola. Dio è una relazione, una benedizione. Dio ti vuole salvare, ti vuole liberare, Dio ti vuole dare pace, Dio ti vuole sollevare. Dio le persone vuole sollevare. Dio le persone vuole benedire. Alleluia. Dio le persone le vuole schiacciare, ma questo qua, questo è un ministro, è un. Una guida spirituale che sta schiacciando le persone, alleluia. Scappatene da quelle che ti schiacciano. E non ti dici, ma appartengo a quella chiesa, come posso andare? Se non ti dà l'aiuto quella chiesa, quel pastore, che stai a fare? Che stai a fare? Perché a Saulo, vediamo cosa ha combinato qua. E come molti. E ti vengono a dare solo i pesi, a schiacciare e nulla. Vuole solo farti stremare. La gente ha bisogno dell'amore di Dio e della presenza del Signore, di pregare, di essere liberata e di avere liberazione.
nel nome di Gesù, nel potere, alleluia. Perché, fratelli, ti mettono solo pesi, non ti aiutano. La gente è sfinita, la gente è senza forza, la gente è senza pace, senza unione, sta battendo nelle case, nelle famiglie, nel lavoro. La gente vive tutto, nei matrimoni, in tutto, nelle situazioni. Fratelli, tra marito e moglie, c'è lite, c'è pesi, e tu vai per l'avere e poi ti mettono i pesi. Alleluia. Non è così, questo uomo qui, questo re di Israele, ha messo pesi, questo è già finito. Fratelli, stiamo in battaglia, ma lo vogliamo capire che siamo in battaglia e se ha bisogno che tu devi portare una parola di conforto, di incoraggiamento, di benedizione. Quella gente non aveva bisogno ancora di smettere a non mangiare ancora, che già stava sfinito. Alleluia. Facciamo le cose per bene. Innanzitutto pensiamo allo spirito della persona, innanzitutto pensiamo all'anima della persona, alla mentalità della persona, pensiamo che sta sfinito a dargli, a rialzare spirito di mansuetudine, dice Paolo. Se qualcuno è caduto, voi che siete spirituali, se siete spirituali, rialzalo con spirito di mansuetudine, vero? Alleluia, verissimo, alla gloria del Signore, rialzalo con spirito di mansuetudine. Non stiamo nel mondo. Questo fa il mondo. Fanno i patti di sangue con Satana. Perché Satana fa fare i patti. Addirittura fanno togliere dei cuori alle galline, lo portano nel cimitero con una persona morta. Oppure fanno il patto di sangue. Si tagliano e fanno sangue e sangue, braccio e braccio, polso e polso. Non è satanico. Sono patti, rispettiamo quel patto e tutto. Fratelli, rispettare il patto non è una cosa umana, non è una cosa di forza umana. Rispettare il patto vuole Dio, lo Spirito Santo, per rispettare i patti. Alleluia. Ognuno pensa a se stesso. Aiutaci, perché nel mondo si vuole Dio non per servire Dio, amare Dio, per fare la volontà del Signore. Nel mondo è facile. Abbiamo visto come Marianne, pastore, te lo giuro sui miei figli, ti giuro, hanno a perdere gli occhi, devo perdere gli occhi. Ma stai scherzando? Ho detto, ma come ti permette a fare un giuramento su tuo figlio, su tua figlia, un giuramento su te stesso? Ma avete visto il mondo come fa i giuramenti? Quando si vogliono far credere e quando vogliono dire che quella cosa è vera e sono capaci di tutto, di dire tutte cose, le malattie, succederà una malattia. Queste, non per tu, ha fatto un giuramento con la maledizione. Ecco l'errore, l'errore che molti non capiscono, intorno ai voti e tutto. Lui ha detto questo, e poi ti darò il passo di dire: maledetto l'uomo che toccherà cibo. Fino a se maledetto. Cioè, ma tu che non si fa mai un giuramento a dire maledetto, tu sarai maledetto. Non è un bene. Io, quando abbiamo fatto dei giuramenti, oppure lotta a fare dei giuramenti, oppure mi tratti di dire di cose, non si, ma quello è un giuramento, una benedizione. Tanto se tu non mantieni la fede, la maledizione hai se ti allontani. Alleluia. Perché vedi, qua sta facendo un giuramento, non come Anna ha fatto un giuramento, ha dato il figlio alla benedizione, alla cosa. Buon Dio ha accettato. Dio ha gradito Anna che le ha fatto quel giuramento, quel voto, perché ha detto: tu mi stai dando qualcosa, alleluia. Non bisogna andare per farsi credere. Sì. Perché, vedete, un giuramento con la maledizione, nel mondo dello spirito, fratelli, vale, perché Dio, quando non ha mantenuto il giuramento con i gabboniti, sono dovuti morire tutti i figli di Saul, appesi, impiccati, perché avevano fatto un giuramento falso e non l'avevano mantenuto, perché il giuramento
verità e tu stai parzialmente giù su Dio o ti giuro su una cosa, tu stai nominando il nome di Dio invano in quel momento. Stai mettendo Dio a testimone perché dici sia Dio a testimonianza e poi tu non lo fai, un giuramento strano. Il mondo fa questi tipi di giuramento, alleluia. Il mondo, perché tu stai giurando e che stai giurando, alleluia. Non questi tipi, il mondo è facile, di giù su mia figlia, su giù su questo, ma stiamo a scherzare da te. Un giuramento con maledizione, poi, che arriva la maledizione, che se tu non lo fai, ti arriva la maledizione, perché tu stai dando agio al nemico, perché tu hai fatto quel giuramento, perché nel mondo dello spirito tu non puoi giurare sui morti, non puoi giurare su Dio, non puoi giurare, il mondo è facile a fare questi tipi di giuramento per farsi credere, per la falsità, alleluia. Attenzione, questi giuramenti che vengono fatti, certo, adesso vedremo che tipi di giuramenti si possono fare, però quei giuramenti in cui tu metti il nome di Dio e lo fai nel nome del Signore e tu hai promesso nel nome del Signore, ti sei impegnato, è pericoloso fare dei giuramenti, dice la Bibbia, e poi non mantenerli. E non fare mai giuramenti senza l'aiuto di Dio e dici Dio mi assisterà e io farò questo. Oppure fai un giuramento di consacrazione, di benedizione, di tutto, no? Che ti portano al bene, che ti portano a consacrare di più, no? Perché un giuramento di fare un voto, se noi abbiamo fatto il voto che è il venerdì oppure un giorno della settimana, dipende. Una volta a settimana di fare un digiuno, una cosa per consacrarti, ma non è un giuramento di una maledizione che mi succederà questo, mi succede questo, questa. Dio non le vuole, non giurate, ha detto Gesù in Matteo, non giurate per queste cose, non giurate, non si giura per dire mi succederà una cosa grave, morirò se questo, non si fanno queste cose, pericoloso, assolutamente pericoloso. Fare determinate cose. Il giuramento è un patto e tu lo devi mantenere, il patto. E devi, nel giuramento, devi vedere il discernimento e la situazione in cui stai vivendo. Alleluia. Quindi è importante che noi possiamo vedere il giuramento. Di dare un riposo, fare le cose che ti daranno il riposo. Gesù che dice: venite un po' con me a riposare. Erano sfiniti, lui doveva fare così, riposare. Noi oggi abbiamo bevuto un caffè, poi uno yogurt, poi l'uva per rischiarare. Alleluia. E sono quelli che magari arrivano agli estremi della sera che non hanno toccato neanche l'acqua. Sì, puoi farlo, va bene, un sacrificio di. Però se tu devi pregare, di ascoltare la parola, devi leggere, non mi sembra che hai forze di farlo. Quindi in quel caso rischiarati un po', prenditi un caffè, prendi un po' di uva, di frutta. Vedete, è qualcosa che bisogna capire anche il discernimento di prendere la forza che Dio ti vuole dare. Vedete, non è il sacrificio che ti dà vittoria, è Dio che ti dà vittoria. Li fai i sacrifici, li facciamo, è vero, ma tu devi mettere fede, perché tu puoi fare tutti i sacrifici che vuoi, tutti i digiuni che vuoi, tutto, che fanno bene i digiuni, eh? Si può fare, certo, e si deve fare. Però non pensare che in quel giorno non devi pregare, non pensare che in quel giorno non devi cercare Dio, non pensare che in quel giorno devi stare bel tranquillo alla presenza del Signore, perché Dio non vuole i sacrifici, Dio vuole la spiritualità, perché noi
dovevamo stare a mangiare, questo invece siamo alla presenza del Signore. Questo piace a Dio, poi mangi e va bene. Però, vedete, dice che questi vedono un po' di miele tra gli alberi, i rami, lo volevano prendere, desideravano. Perfino Jonathan col bastone l'ha preso e si è riscalato, alleluia. Ma quando mai Dio ci fa disperare, per te? Che tu vedi agli altri? Perché ho visto nella religione, le chiese, poi ecco, quando ho frequentato anch'io, che ti imponevano tante cose e ci facevano disperare certi pastori o certi insegnanti. Questo non lo devi fare. Ma quando Dio ti dà l'abbondanza di benedizioni, di pace, di libertà, le cose negative non vuole Dio. Ma non le regole religiose. Il figlio prodigo non ha scuse, perché il padre gli dava pane in abbondanza, come Dio. Dio non ci fa arrivare all'impazzita, come ha fatto questo tipo qua, che questi poi, come hanno visto gli animali, non ce la facevano più dalla fame, si sono buttati addosso, hanno scannato gli animali, mangiati col sangue, che era un grave peccato davanti al Signore. E lui ha detto, avete fatto un grande peccato, ma chi l'ha fatto peccare? Tu l'hai fatto peccare. Ti fai peccare, perché tu cerchi le cose, le regole alla tua famiglia, gli imponi soltanto ed esclusivamente soltanto le regole. Perché dai alla famiglia la preghiera, dai alla famiglia la parola del Signore, falli riposare in Cristo, perché la persona non ce la fa più. Noi posso garantire, noi non facciamo una vita abbondante, grazie a Dio facciamo una vita spirituale. Però siamo pienamente soddisfatti perché abbiamo la presenza del Signore che ci soddisfa. Ma se tu alle persone gli dai Dio, gli dai le regole, quello non ce la fa più. Come a Dina, impazzisce. Perché se Giacobbe non cerca Dio con i figli che non pregavano, non facevano scendere la benedizione di Dio, non c'era una casa spirituale, la casa si deve riempire di cose spirituali. Ti devi preoccupare che tua moglie prega. Ti devi preoccupare che tuo marito preghi, ti devi preoccupare che tu leggi, che c'è la parola di Dio, che c'è la presenza del Signore. Ma te quando c'è la presenza di Dio è tutto leggero, e voglio tu a dire da oggi, noi leggiamo la Bibbia, va bene, ma fallo con la presenza del Signore, con la gioia del Signore, di dare il rapporto col Signore alla persona, di dargli la presenza di Dio alla persona. Ed è quando una persona ha la presenza di Dio, non serve, perché quando sa che deve fare il culto, si deve manifestare, non sente la nostalgia. Chi sente la nostalgia poi di andare nel mondo, di vivere una vita mondana? Chi non ha la presenza del Signore e chi non ha l'amore del Signore? Allora sei impazzito, no, mi sento. Ma chi ha la presenza di Dio? Tu non occorre che litighi dalla mattina alla sera. Vuol dire che quella persona non vuole Dio. Guardate, no. Poi non c'è lite, perché molte volte sento mio figlio non vuole fare la volontà di Dio, mio marito non vuole fare la volontà di Dio. Ma perché tu stai imponendo, ma imponendo, devi pregare, essere sempre pensare alla tua vita spirituale. Poi chi non lo fa si sentirà insoddisfatto e tu non ti puoi prendere i pesi. Tu non ti puoi prendere i pesi, assolutamente. Alleluia. Perché ti vorresti prendere i pesi di quella persona che non vuole. Fratelli, non vuole. Con amore le cose vengono da sole. Ah, benissimo, gloria a Dio, centrato, centrato. Se è un amore di Dio, impegnarci a fare la volontà di Dio, voglio Dio mi cerca. Perché vedi, quando uno dice voglio impegnare, cerchiamo Dio, vedi, poi lo fa Dio, il tocco di Dio, la benedizione di Dio, la pace del Signore. Invece i credenti stanno a litigare la mattina alla sera, lascia che tu gli insegni l'esempio e mettiti insieme a far pregare, a dar l'esempio. Alleluia. Come dicevo, alcuni mi hanno chiamato, i figli, e ho detto al papà, ho detto, ma tu per primo che avevi detto di fare con me le preghiere, dovevi dare il contributo, non legge, ma tu la leggi la Bibbia? Dici no, e tu preghi il Signore la mattina? No, e allora che cosa vuoi pretendere? Dici non fa la volontà di Dio. Lei col telefono in mano dalla mattina alla sera a chiacchierare al telefono. Lui con tutte le altre cose, i figli sono sperduti.
Alleluia. Il figlio sospeso perché il figlio, quando ha parlato con me, ha detto: ma loro sono i primi che non ci fanno né pregare e non ci fanno né. Come si alzano la mattina, se ne vanno. Alleluia. Come si alzano la mattina, se ne vanno. E non ci pensano proprio. Se li vediamo la sera. Volevamo pregare. Vedevo che alcuni di loro con me hanno pregato, hanno ricevuto lo Spirito Santo, hanno avuto le liberazioni. Perché questo è successo? Perché li ho presi, ho detto va bene, abbiamo passato giornate con Marianna, con questi ragazzi, a pregare, a leggere. Alleluia! E hanno ricevuto liberazioni, alleluia. Sì, un paio di giorni che siamo stati lì in quella casa, 2 o 3 giorni, abbiamo fatto pregare la mattina. E i genitori se ne andavano e noi con i ragazzini a pregare, perché scendeva la benedizione del Signore, scendeva la grazia del Signore. Non i pei, fai così, questo non lo vuole sapere, quello è ribelle, quell'altro è ribelle. Ma stai tranquillo e prega e dai dell'esempio quando devi fare. Alleluia. Dai l'esempio che quanto il culto te ne viene al culto alla diretta. Dai l'esempio, dici no, non vogliono farlo, non lo faccio neanche io. È sbagliato. E poi non ti lamentare. Quello non capire la tua fede non è fondata, vera. Perché puoi alternare. Alleluia. E dici, beh, quello che facciamo noi lo fa pure loro, lo fanno pure lei, lo fa pure lui. Fratelli, giuramento, insensato. È inutile che fai le regole. Tu ti vuoi vendicare dei tuoi nemici? Prega al Signore. Tu vuoi vedere la vittoria sul nemico? Prega. Fai le cose spirituali. Usa le armi dello Spirito. Anche il digiuno. Pregando. Anche oggi che stai qui. Alleluia. La benedizione di Dio. Disporre, no? Disporre. Non la tortura, ma l'amore di Dio. Il cristianesimo non è fatto di tortura. Perché molte chiese. Molte chiese fanno solo questo e questo, questo e questo, basta che segui questo, ma non c'è la relazione, non c'è il pregare, non ci sono le liberazioni, non credono neanche nella liberazione, alleluia. Poi è chiaro che si sente che uno ha peccato, vive le vite, e ritorniamo e vediamo il patto. Il patto al battesimo non è che uno dice fatti il patto al battesimo e tu così. Fratelli, il patto lo puoi sopportare, non lo puoi sopportare, ma lo devi mantenere. Però attenzione qui, se tu nel patto vedi che non sei aiutato ad andare avanti in una chiesa, cambia, o in una diretta, o in un pastore. Non stare con quel pastore che non ti aiuta, perché tu sei responsabile davanti a Dio del patto che fa di crescere, di sviluppare il matrimonio. È un patto, è vero, per tutta la vita, però, fratelli, lo facciamo come monaci, che, fratelli, se tu hai tutti i desideri, come dice Paolo, per quanto dipende da voi, vivete in pace. Ma se dall'altra parte, fratelli, ci sono persone che sono stati torturati, e per sentire a certi insegnanti di Bibbia, di pastori, sono stati costretti a rimanere nel matrimonio. Sono stati costretti a mantenere il matrimonio e queste persone sono state aggredite, picchiate. E addirittura un caso di un che il marito, la moglie stava nella stanza a letto, gli ha messo la benzina e la stava bruciando. E il pastore insisteva a dire che tu devi stare con questo che era uscito fuori di testa, anche se era un credente, ma è uscito fuori di testa. Non è una protezione questa. E quando dipende, quando uno fa di tutto per salvare un matrimonio e lo fa e va benissimo. Salvare il matrimonio va benissimo, alleluia. Cercare di salvarlo il più non posso, va benissimo. Cercare di fare tutto il possibile, ma quando, fratello, non è possibile? Non è possibile. Non è che uno può morire o può essere aggredito, la violenza. Come noi abbiamo salvato delle famiglie dove marito e moglie si scannavano e i bambini subivano violenza e tutto, e siccome stavano in certe chiese dove dicevano dovevi stare tu per forza, abbiamo detto
di lasciare tutto e di stare tranquilli, di vivere nella tranquillità. Tant'è vero, molti di quelli che sono usciti poi da certi legami e hanno vissuto con tranquillità, si sono ripresi nella fede, hanno ripreso a servire Dio, hanno fatto la volontà del Signore, alleluia. Perché anche qui l'uomo mette le regole. È vero che è un patto, fratelli, è vero che è un patto a vita, però non significa che quel patto a vita tu puoi subire dalla mattina alla sera e una persona non ne vuole sapere, alleluia. Lo stesso Mosè si è diviso da Sefora e si è preso una cusita, perché Sefora non voleva servire Dio, Sefora non voleva fare la volontà di Dio, Sefora non voleva sostenere Mosè, Sefora non veniva, stava col padre lì e trascurava la chiamata. Sefora non voleva la chiamata, alleluia. Mosè che ha fatto? Ha preso un altro e l'ha sostenuto, però ha tentato, certamente, ha fatto di tutto, non la scusa che uno dice faccio, no, ci deve essere motivi veri, motivi validi. Ci devono essere situazioni veramente gravi e situazioni dove, che per la spiritualità e per la fede, perché queste persone non ti fanno perdere la fede. È chiaro che se questa persona sta insieme, ti vuole far perdere la fede, ti vuole allontanare da Dio, non vuole che tu servi Dio, non ti impone proprio di dirsi, di stare senza servire Dio, allora a quel punto dice Paolo, andate a leggere prima Corinzi 6, vivete in pace, dice che se si vuole separare, si separa pure, non vuole sapere dal Signore, si separi pure, dice Paolo in prima Corinzi 7, perché Dio ci ha chiamato a vivere in pace, fratelli, Dio ci ha chiamato a vivere in pace, non la tortura. Non la tortura, Dio ci ha chiamato a vivere in pace, alleluia. Dice Paolo, ci ha chiamato a vivere, se ne andasse, alleluia. Finché sta con voi, dice santificato, alleluia. Sono cose importanti, perché Dio vuole che noi manteniamo le promesse del patto, fatto con lui a te, dei patti che abbiamo fatto, però fratelli, sempre lì va valutato di caso in caso, alleluia, la gloria e l'onore di Dio, alleluia. Quindi vogliamo dire, Signore, aiutaci e facci vivere con te, e facci vivere facendo ciò che è bene, alleluia. Ricevi questa parola e cerca Dio, cerca la presenza di Dio, cerca la vita nuova, cerchi Dio, non fare regole, regolette, alleluia. Cerca di crescere. Cerca di andare avanti, non ti illudere in tante cose, in tanti che ti vogliono solo illudere e ti vogliono fare insegnamenti sbagliati o preghiere senza una crescita e una tua benedizione, che vogliono imporre in alcuna maniera, perché dice, ecco, Jonathan, per quel io miele che ho preso, alleluia, io mi sono ristorato. È vero, gloria Heidi, alleluia. Mi ha chiamato, due pastori avevano fatto delle cose e lei ha detto, fratelli, è stato peggio è di tutto, ma io gli ho voluto dare quello che dice il Signore, alleluia. Stai bene, meglio, chiaramente, bisogna la sorella, preghiamo per lei, che ha molto bisogno, però la vedo già più tranquilla, serena. E gloria a Dio, se segue, lo deve seguire, di fare, non è come le hanno messo loro le regole, fai questo, fai questo, fai questo, fai questo, senza la vita spirituale. Prima di tutto riprenditi che non c'è vita spirituale in te, sei nella morte dello spirito, vero? Sei nella morte, prima ritorna alla vita, poi si pensa a tutte le altre cose. Ma hanno fatto fare che cosa fanno fare? Un morto, una persona che ha lo spirito morto. È una persona che non sente più la presenza di Dio, è una persona che non ha più il soffio divino. Prima il soffio, il suo soffio. Prima la presenza, la vita spirituale. Perché dice Paolo che con Cristo possiamo ogni cosa, con Cristo possiamo mettere ogni cosa. Quando sono debole sono forte, sono Cristo, sono la presenza di Cristo. C'è il potere di Cristo, quando Cristo viene in te, se tu hai solo la religione,
Vangelo, quello che la vuoi chiamare tu, vita. Ho detto alla sorella, devi avere vita, sorella. Ma sempre preghiere, volevo la preghiera da me di liberazione. Ho detto, prima di avere la preghiera di liberazione, devi avere vita. Abbiamo tolto, confessato, cominciato i tocchi e man mano ho detto, segui, segui la parola, segui le dirette, segui le parole, segui. E ti viene tutto automatico. Dal grande potere di Dio, i figli di Dio non vivono poi legati e schiavizzati. Alleluia. È questo che vuole da te Dio. Soffia. Hai bisogno di vita, prendere vita. È inutile che ti torturi la vita di tutti i pesi che ti prendi dalla mattina alla sera, che ti stai torturando. Senza cercare Dio, senza stare alla presenza, un po' di più alla presenza del Signore. Ci basta ormai io prego, ma tu prego quando non hai la presenza. Prego lo fai come abitudine, perché se tu preghi, Dio ti prende i tuoi pesi, tu ti incontri con Dio. Se stai disperato, fa dire che non hai il tocco del Signore. Non mi sento bene se non ascolto la parola viva del Signore. Ed è così. E allora, ha fatto semplice le cose di Dio. Ma noi le vogliamo complicare. Perché? Ci sentiamo, ma poi se facciamo questo, facciamo questo, facciamo questo, facciamo quest'altro. Alleluia. Cornelio, tu fai tanti sacrifici, tante preghiere, ma tu hai bisogno di Cristo. Gli disse lo Spirito Santo, manda che male pietre ti spiega. Alleluia. È chiaro, si possono fare le promesse, certo, si possono fare, io ne ho fatto tante di quelle promesse, come vogliamo chiamare, voi giuramento, sai cioè, quando ne ho fatte, e gloria a Dio mi sono trovato benissimo, perché mi hanno fatto consacrare, le promesse che ho fatto io, non è, se no, no, le promesse è consacrare, Signore, lo sta attaccato a te, aiutami in quel momento, proprio spingimi, alleluia, gloria a Dio. Buono, buono pure. Chiedi aiuto a Dio, di consacrarti a Dio, che sono di incentivo per farti consacrare.